cosa, mio amor? Il volante? Il capo del volante? No. Grazie, amore. Ciao ragazzi, ragazze. Benvenidos. Forse bisogna metterlo di qua, eh? Lì, lì se prendono, metterlo di lì. Il segnale lì. Aia. Ciao ragazzi, come state? Come state? Come state? Ciao amici e amiche. Sta macchina non gira. No, ma non gira proprio nulla. Ok, raga. Ci sta. Mi fa la luce. Sì. Ci aspetta, sta. Se no metto così, aspetta. No, tutto è però troppo. Metto che interagisce con il rumore. Ehi, alla. Dobbiamo vedere quella cosa. Ma se no metti che fa. Che fa come prima, sì. Okay. Ciao Sound Alerts! Stream Elements! Come stai? Massimo, ho capito, porca. Non voglio fare sta gara. Ok, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Adesso appena arrivano gli altri amici andiamo subito a fare delle gare. Nel frattempo, se ancora non c'è nessuno, andiamo a vedere se c'è qualcosa di nuovo. Forte. Vertex. Hey Lucky! Come stai? Primo ancora? No, stasera in realtà sei terzo perché è riuscito ad arrivare primo. Grande, belle le nuove auto. Perfetto, Loki. Ti sto scrivendo mitico, eh? Dopo. Questo lo andiamo a vedere dopo, quando c'è un po' più di gente, va bene? Ok. Che bella, guarda che bella Suzuki che mi hai fatto. Possiamo scorrere con la Suzuki, eh? E andiamo a prendere la Suzuki. Oh, usurato l'olio. Allora. Dov'è la Suzuki? Possibile? Eccola qua. Ma a me non interessa. Questo voglio montare la livrea che mi ha fatto l'amico Sharder. Ragazzi, sta piovendo, eh? Se sentite un po' di casino in sottofondo è. Bellissima, bellissima, eh? Guarda Leo. È talmente. Ciao Kevin! È talmente potente la luce qua della Play che non si vede neanche. E se la mettiamo un po' più indietro, tu cosa dici? Se mai sul tavolo magari dici che si vede di più? È meno potente? Ciao ragazzi! È triangolo, cerchio, quadrato e X, si vede? Si vede peggio da lontano. Dici? Allora, voglio provare questa Suzuki VGT che mi ha fatto l'amico Sharder. Io ho questa Suzuki
VGT, non so sinceramente se... Ciao amici e amiche grandissimi, scusate, oggi non ho neanche fatto le livree, non ho fatto nulla. Uè, grande Vertex, ho appena visto quello che hai condiviso nei... Guarda che bella livrea, Dragon. Allora aspetta che intanto partiamo a mettere il manuale. Bella Vertex. Allora Vertex, oggi ho giocato, mi sono venuti addosso ragazzi, sono scorretti. Oggi ho giocato ad Assetto Corsa, Vertex, è stato un disastro. Altro che i bot di GT, i bot di Assetto Corsa sono dei vandali. Qui di GT sono intelligenti. Sì, sì, adesso... Allora, no, sinceramente non sono andato a vederlo. Aspettavo se entravi dentro, così adesso finita la gara andiamo a vederlo insieme, perché aspetto sempre che entrate, ragazzi. A volte poi se non entrate, aspetto la volta dopo che venite a trovarmi, così andiamo a vederci il replayino insieme, come faccio sempre per tutti i replay dei miei amici e di Loki, che ce ne sono due, stavo aspettando che arrivava un po' di gente. Bella comunque sta Suzuchina, eh? Devo chiedergli una modifica al mio amico Sharder. Quando entra dentro, ragazzi, mi ricordate che devo chiedergli una modifica a Sharder di questa macchina che è bellissima, ma ho bisogno che ci sia scritto Marco Drums girato al contrario. Qui. Tra l'altro, raga, stica! Sta Suzuki VGT è tanta roba, eh! È fermissima, raga. Cazzarola, non riuscivo a cambiare. Ma quando io gioco Loki si vede sempre Marco Drums, eh? Vedi adesso si legge Dragon, ok? Ah, mi ha detto Sharder che ha messo il drago, è quello che intendeva. Dimmi tutto a chi stai parlando, Vertex, scusa. Se ce l'avevi con me, stavo dicendo della livrea, questa della macchina, questa qui, che se c'è scritto Marco Drums è fighissimo. Però ricordavo Sharder che mi ha detto che ha messo un drago, perché sembra Sharder, vedete, Sharder, si legge Sharder, sembra la macchina di Sharder, non quella di Marco Drums, anche se sapete che io ci tengo che ci sia il suo nome, perché lui fa delle livree fantastiche. Ciao Lord, ciao Giuli, ecco arrivata la Giulia, vado fuori strada. Ciao ragazzi. Ah ok, con Loki, ok, scusa Vertex. Infatti credevo che stavate parlando tra di voi, eh. Che infatti non ti avevo detto niente, però potevo anche magari aver detto qualcosa che non ricordavo. Regali, vieni mio amor. Ciao amici! Ah, grande Giulia! Oh, sta macchina è un chiodo, eh! Bellissima! Bellissima! La livrea che mi ha fatto Sharder è bellissima! Devo chiedere una piccola modifica. Vertex, c'è Vertex, ragazzi! C'è il mitico Loki, poi c'è la Giuli, Lord. Ok, andiamo a vedere il replay, perché guardate ragazzi, io oggi ho giocato Assetto Corsa
E ciao bello, grande Lord. Ho giocato ad Assetto Corsa, ragazzi, e allora il replay così bello ce l'ha solo Gran Turismo. La parte. Tutto bene, grazie Giulia, tutto bene. Oggi ho giocato Assetto Corsa, Giulia, un gioco nuovo, dopo se vuoi vai a vedere un pezzettino della replica, ma ti dico la verità, è stato un disastro. Un disastro perché è talmente diverso da GT che là proprio è una cosa che sbagli mezza curva, ma non sbagli la marcia praticamente da primo arrivi ultimo, poi bisogna proprio imparare a guidare l'assetto corsa, ecco. Oggi ho voluto provare perché la FIA ha tolto assetto corsa, cioè ha tolto Gran Turismo 7 dalle gare Prova a mettere adesso. Saluta gli amici prima di tutto. Ciao amici. No, prova proprio ad alzarti da dietro e a spostarlo da un po' di parti. Vediamo se si vede meglio. Comunque vi sta salutando il grandissimo Zane Boy. In settimana faremo day by day live. Ciao Leo. Oh mio amore. No, prova a metterlo un po' più indietro. Ciao ragazzi, ciao amici, ciao mitici. No. Come mai più si va indietro più sfuoca? Marco, le live che non le te le recupero sempre. Grazie amica mia. Vabbè, si capisce. Sì? È vero che si vede, chiudi un po'. No. Prova a spegnere. Ma poi quando non c'è tanto coso è. Allora lascia acceso lì, chiudi un po' la porta. Un po' di prove ragazzi, No, ok, bravo. Guarda il replay se puoi. Adesso andiamo a vederlo, amico mio. Sto condividendo la live, vieni mio amore. Prendi la quina però tata, sennò poi bisogna alzarsi. La pila frizzante se c'è. Amica mia bellissima. Ragioni. Ciao Giuli, arrivo. Arrivo perché oggi voglio giocare. Charder, dov'è? Non c'è? No. Come non c'è? No. Aspetta che lo scrivo, mica che stasera. Mi fa venire i brividi da badibidi. Charder, ci sei amico mio? Vieni a giocare. Ti volevo chiedere anche una modifica sulla Suzuki. È talmente bellissima, ma ho bisogno di una modifica. Se c'è da dire che sono. E ho bisogno di una modifica sulla Suzuki che è bellissima. Scarso tu, Vertex! Ci cacchi! Caspiti! Ma no, non sei scarso. Aspetta, mi devo pettinare. Stavo parlando con te e Zuvituzzo ieri sera che è entrato Zuvi, che siete davvero bravi ragazzi, E infatti ho chiesto a Zuvituzzo se facciamo questa squadra corse. È un po' fastidioso ragazzi le luci. Ah beh, in quella gara lì vabbè, ci può stare una gara, dai. Allora questa Suzuki ragazzi mi piace di brutto. Andiamo a vedere il replay del mitico Vertex. Poi io volevo provare una cosa. No, io volevo. Allora, scusa un attimo Vertex, volevo provare una cosa. Voglio provarla a fare, tanto sono due giri. Dopo andiamo a vedere subito il replay di Vertex. Quindi ragazzi state tutti dentro in live che andiamo a vedere il replay di Vertex e il replay di Loki. Io voglio capire quanto va forte sta macchina e ditemi se non è, grazie Giulio, ditemi se non è una bella idea, orca loca.
No, no. Allora, i bot sono stronzi. I bot sono stronzetti. Qual è la leggendaria nuova, amico mio? Ah, grande Loki. C'è Kevin, more. Qual è la leggendaria nuova? Voglio andare a vederla. Ma quando è che l'ha messa, scusa? La Porsche GR1? Ma sono entrato oggi. Allora, prima a facile li ho sgamellati via, però un Alemann. Allora, Gran Turismo secondo me è molto più fattibile a livello divertimento. Grandi ragazzi. Adesso arriva Carla, eh. Allora, secondo me a livello divertimento Gran Turismo è molto più bello, eh. Però mi danno paga, raga. Mio amico Sciarderino, donde sta? A Carla Braga lì e vuole correre. Sciarderino che non c'è sta. Oggi c'era Sciarderino. Canta mio amor. Aspetta. Na 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 na. Porca miseria. Na 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 na. È la canzone che piace a mia moglie, è brasiliera, è bellissima. Però non è che na 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 con você. Mio amor, non la so bene, scusami, la imparerò poi te la canto. Ok, tata? Mi piace tanto Carla questa canzone. E questa macchina però non riesco a stargli dietro, eh. Ah, è bellissima, perché non si può far sentire. Dopo al massimo te la mando. Meo amor si chiama Carla? Come si chiama mio amor la canzone? Meo amor? È una storia di... è una donna che dedica questa canzone al suo uomo. Sì, sì. Adesso tempo di recuperarla, che Carla viene qui e guida lei un po'. Allora, adesso finita questa dobbiamo andare a vedere il ricordatemelo raga, perché poi io vado a fare 100.000 cose e mi dimentico il replay di Vertex e di Loki, eh. Ricordatemelo ragazzi, perché poi dopo io mi sdemende boss. Magari oggi ad Assetto Corsa era così. Allora, sta Suzuki mi piace un botto, un botto, un botto. Avete visto che balordi? Ma perché i bot si comportano così? Boom, Lord! Ecco il bot. Ho cambiato la visuale, ho fatto un disastro, però non riesco a arrivare primo, eh. Secondo me raga, secondo me devo andare a elaborarla un pochito, un pochito, un pochito. Allora, oggi ho giocato a Assetto Corsa, come vi stavo dicendo, è stata un'esperienza un po' devastante per il mio morale, però molto bella. Assetto Corsa è migliorato tantissimo in versione next gen, quindi PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Lo potete giocare tutti se avete il PlayStation Plus Extra o Premium, è un gioco da 40 euro, eh. Potete andare a scaricarvelo se avete il PlayStation Extra o
premium, ragazzi, è incluso nell'abbonamento. Quindi anche se magari non vi piace il genere simulazione pura, scaricatevelo e provatelo, così almeno vedete i simulatori più realistici come sono. Com'è, mio amor? Na 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 na. Cacchio, non mi viene in mente mentre guido il ritornello. Forse il rumore di questo 12 cilindri che Vossè è arte. Vossè è arte. È quello lì il titolo, amo? Io non so neanche dove è Carlo. Ok, nono, ragazzi. È talmente bella sta macchina che voglio elaborarla. Vi dico la verità. Andiamo a vedere il replay. Ciao amici e amiche, grandissimi. Se il logo della PlayStation spacca, ragazzi, ditemelo che lo spegniamo. Ok, vabbè, replay, possiamo anche saltarlo, bellissimo tra l'altro la tuta di Sharder Design. Allora, andiamo a vedere il replay dell'amico Vertex. Ok, replay. L'avevo visto, ti ho scritto mitico, eh? Ciao player! Grande! Allora, andiamo a vedere il replay dell'amico Vertex, eh? Ha detto che non è che è stato proprio... Ah, è un online! Grande Vertex! Grande Vertex! Oh, Ziad! Thank you so much! Grazie, Ziad! Grande, grande, grande! Grazie mille! Ciao player mitico, eh sì raga, ciao ciao, salutiamo anche Ziad, ragazzi, ha dato il follower, grazie grazie Ziad, thank you, non so se è italiano o se è straniero, comunque noi ringraziamo sia in italiano che in inglese, eh? Multi inglese, grande Giuli, guarda Twitch, oh. Twitch Avco, quindi credo che sia una gara da qui, in amore, da qui. Grande, grande Vertex. Vertex sulla pista nuova spacca, raga. Oh, va come da dentro qui. Quanti giri è? 21 minuti. Ma scusa Vertex, andiamo un po' a vedere un po' il finalino. Oh, come mai sei secondo? Cosa è successo durante, nel frante? Italia Gran Bretagna. Nel senso, c'è la partita? La vediamo un attimo, ecco, qui era davanti. Grande mo, grazie. Com'è che è il correttivo? Na 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 na. Hai visto che te l'ho cantata? La mia basin. Canda, scusa. Non riesci a saltare. Ho preso delle penalità stupide. Ah, ok. Ah, 0,5. Eccolo lì la penalità. Vieni, mio amore. Perché ho messo il tappeto nuovo, non ti va più avanti adesso, eh? Però non si sposta neanche. Ecco qui, mio amore. Saluta tutto il mondo. No, intendo la sfida delle due auto, Italia e Canada. Ah, non lo so. Canada? Sarà Canada, sì. Ah, eccola qua la penalità, eccola Vertex, che diceva Vertex che ha avuto
da penalità stupida. Poi chiaramente andate tutte e due forti, non sei più riuscito a prenderlo, però sei lì, eh. Sharderino non l'ho ancora visto, ragazzi. Mamma mia che caldo, sì. Sì. Fa paura. Oh, gli sei attaccato Vertex, però con la penalità lì non ci voleva. Scusa amico, ma 21 minuti non possiamo farli vedere. Vediamo gli highlights. Ecco l'amico Vertex che prende la scia, ma il grandissimo Twitch canadese. Ah, Italia-Canada per questo, ah è vero. Grande, chi è che l'aveva scritto? Player, grande player, l'ho capito adesso. Grande, mamma mia. Sì, peccato per la penalità. Vabbè, ha fatto un garone, raga, oh, è attaccato, cioè fischia. Farei io i garoni così dall'inizio alla fine, raga. Possiamo vederlo anche da dentro, eh? Senza errori, raga, cioè tutto fatto alla grande, eh. Vediamo l'altro invece, Twitch. 20 gradi. No, no. Dove sei? Dove sei che c'hai 20 gradi, player? Dove vivi? In Siberia? Qua ce n'è 77, credo. Percepiti, eh. Magari poi sono 23. 20, no, sono 32, però. Andate forte, amico mio, eh. 36 nelle Marche. Ah, bello. Andiamo a vedere con dei grandi sbalzi nel tempo, tipo macchina del tempo, il finale. Fascia finale. Sì. Veneto. Ah, ok, ok. Allora sei dalle parti di mia sorella. Mia sorella è dalle parti di San Bonifacius. Quella Zubi! Guarda Vertex, amico mio! Stiamo andando insieme a vedere il mitico Vertex Zubi che sta facendo una mega gara, eh? È un mega replay questo qua. Con la macchina, col coso Fanatec, è fantastica, eh? Grande Zubi! No, no, non è in lobby, è un suo replay. Però se vuole giocare, stasera siamo qua, eh. Non c'è Sharder, quindi io non so se riusciamo poi alla fine a giocare perché io ho dei problemi online. Guarda la patata! Ok, grande, grande. C'è Olly anche. Ho già fatto il bagnetto. Allora, è la Four Battle with Hamco 13. Pensavo che stesse correndo. No, non ancora, non ancora. Allora, invece andiamo a vedere il mitico... Ciao, ciao, Zubi, grandissimo! Allora, io chiamo mitico tutti. Ok, allora, andiamo a vedere Loki. Invece... Ah, è una foto. Pensavo che era un video. Ok, grande Loki. Allora, invece è questo il video, eh? Gli scriviamo mitico lo stesso. Quando faremo la F1? Allora, Formula 1 la facciamo, amico mio, martedì che arriva il Formula 1 2022. Allora, io penso, vi do un'informazione importante, nessuno ha scritto qualcosa di brutto. No, come si chiama? Sai quello lì che c'era notizie speciali lì? Eccolo Loki. A me piace giocare con Loki, sì. Fumo e 3, 2, 1, e arriva il fumo! Eccolo qui! Eccolo che arriva Loki! E martedì, grandissimo. Allora, io ti stavo dicendo, player, che probabilmente dicevo a tutti gli amici quando giocavamo a Formula 1 2021, tanto sta sgasando, mi fa troppo ridere ragazzi quando sgasa. Non lo so, lo sa fare solo lui. E praticamente, vediamo qua, adesso sicuramente farà fuoco e fiamme nella rotonda. Lo stesso fumo di ieri, esatto. esatto, Giulio. È fortissimo ragazzi, mamma mia, 7 treni di gomme in una gara fa fuori. No, che
Praticamente avevo detto che tenevo dentro anche il Formula 1 2021, no? Per poter giocare comunque per chi non compra subito il 2022, però non penso di riuscire a tenerlo installato per l'hard disk. Sì, no, guarda, Zuvi, Loki è veramente un grande, sì, è un driftatore, è il driftatore, il maestro driftatore, e poi ci abbiamo in squadra i Marco Drums Games Racing Team, Shattered Design, Bragadi TV e Loki, un grandissimo team con lui che fa i drift, Loki, e Sharder che fa le livree, poi io sono divertente e Carla corre. Ma che macchina è? Io pure la voglio. È quella americana. È quella americana da 400.000. Se aspetti un attimo che finisce ti vado a far vedere che macchina è. Te lo dico qual è, così te la faccio proprio vedere qual è e vai a comprartela. Non costa tanto ed è forte. Io lo prendembre. Prendembre. No, sì, io lo prendo gatto cocchiali. Gatto cocchiali embre. Ecco, la roster americana. Grande Loki comunque, eh. Bravo Loki. Grande. Grande Loki. Devo mettere la trombetta. E io faccio le pole. Ok. Vai, ma è preparata Loki, o di casa? Vai, bravo Loki, ancora, dai. Bravo Loki. Bravo Vertex. Allora, dovrebbe essere questa. Dimmi se sbaglio, Loki. È questa. Vero Loki? 300.000, Zubi. Questa qua, vedi, la Mac 40, come non è questa? E che cazzo è allora? La Chaparral? La Wicket? No. La Roster? La RS? È questa. Scusa Zubi. Beh, 300.000 comunque costa. È la Roadster Shop Rampage. Vero Loki? In contanti la paghiamo stasera, va bene. Dammi un 20-30.000 di commissione anche a me, eh? Ok Zubi? Li aspetto. La commissioncina ci sta, eh? La trombetta. Oh la madonna, mo spacchi tutto. È per Giulia. Eccola qua, comunque questa qui. Allora ragazzi, andiamo coi 5 milioncini. Ah no, aspetta raga, se li vuoi subito te li do io, va bene, ti do il conto corrente, tanto quelli di gioco, quelli reali sono la stessa cosa, no? Non cambia niente, no amico mio? Volevo fare una domanda al volo, qui c'è qualcuno che fa adesivi da mettere sulle livree, quello è un grandissimo problema. Allora, oggi è arrivata un'amica che le lo fa, vai al caffè, boss Zubituzzo. Eh sì, così spiegami. Vertex, dai, eh? Fare una corsa e poi gli spiegami le cose. Così. E poi avvio il gioco. Voglio giocare il Nürburgring. Vuoi fare. E da questa qui è molto bella, eh? Nürburgring la Suzuki. Il bot. È bella la Suzuki, eh? Sì. È stabile, di brutto. Allora. Grazie per i complimenti, anche se per me è una passeggiata. Grande Loki. Allora, Toyota ce l'ho. Manca questa qui da 13 milioni, però è un po' dura. Ha detto che ha messo una nuova, la Porsche. Ah, ma io ce l'avevo già. Vai al caffè che ti mando un biglietto 4 stelle. Ah, figo. Allora, intanto compriamo questa, perché mi piace. Eh sì. Faccio Nürburgring. Fai il Nürburgring con questa? Minchia raga, sei anche 4 ore a fare il Nürburgring con questa qua. No? Ok, intanto compriamo. No, sai cosa si può comprare? Te lo faccio vedere io, amore, cosa puoi fare il Nürburgring tu. Allora, caffè, vorrei un caffè. Io sono venuto dove ha detto Zuvi, ma io non vedo nessun biglietto. Dov'è Zuvi? Zuvi. Questi li ho già presi.
questa è la collezione, i trofei li ho presi tutti a oro. Io non lo vedo il biglietto, amico mio. La mia collezione. Allora, garage. Ah no, hai detto, scusa. Caffè. Aspetta. La mia collezione extra. La mia collezione menu extra. Qui, amico. Apri primo a sinistra. Ecco, io ho aperto prima a destra. Opzione Toyota. Ok, qui parla le solite cose, ma l'avevo già fatto vedere una volta. Luca, basta. Sei noioso, Luca, tutte le volte. Vai al garage, dai. Mi sa che l'ho già preso, eh. Il garage, forse ce l'ho due da prendere, può essere che l'ho già riscattato oggi, vedi che ne ho due, era questo? Ah, allora è questo, allora sì, allora l'avevo già preso oggi, Zubi, perché avevo fatto delle gare così, un milione a Marco Drums, un milione, pochi soldi, va bene gioco, grazie. Sempre molto gentile, le macchine ce l'ho tutte, mio amore. Vai, aspetta, ho la push. Cazzo, Zubi, mi ha fatto partire, Zubi. Motore. Beh, qua sono solo motori. Ma nessuno deve di bere, dai. Ah, sì, bevi. È il ragazzo nuovo, sì. Ragazzi, diamo il benvenuto ieri. No, sì, adesso, 14 minuti. Sì, l'ho ringraziato. I ragazzi hanno salutato tutti. Sì, Zied. Allora, non c'è stato niente di bello, Zubi, quindi non ci siamo persi nulla. Volevo vedere un attimo. Ha preso la commissione 30.000, siamo a posto, va bene, è vero, hai ragione, me l'hai detto così, siamo a posto, ha preso la commissione 30.000, mi è piaciuto Zubi, intanto Carla si diverte con la trombetta, mo fai un casino della Madonna, accendi sta lampadina dietro, mio amore, guarda che belle queste con le fiamme, dai prendiamo questa con la fiamma che ci sta di brutto, questa. Trombetta stasera è... No, abbiamo perso la lampada, ok, caspita, non riesco a capire perché da lontano spara così tanto, vi dà fastidio raga se è accesa? Non vedete più le nostre face? Sì, c'è i miei capelli. Vabbè, ti illumina i capelli però non è male. Non ho capito perché fa così. Cosa? È che... No, non dirmi che sei bloccato, ti prego. No. Tra un po' accendo così, abbassiamo un po' i tempi. Grande Zubi. Abbassiamo un po' i tempi. Basta. Che cazzo è, una pernacchia? È un tir. Dai, baby. Tir. Allora, andiamo a provare sta roster e poi corre Carla con... Ti compro una Toyota. Va bene? Anzi, sai cosa facciamo? Andiamo a correre. No, aspetta, c'era anche una corta. Andiamo. Ma perché di notte? Aspetta. Sto sbagliando tutto. Ma no, è figo un paio di palle. Mi si vede una sega. Poi con sto rottame. Che figata, ragazzi, col casco. Sti rottamoni sono la fine del mondo. Va. Viaggia, già in testa, 120 all'ora. Oh! Vai a morire. Questa è divertente, raga.
credo che si possano fare delle belle baby alla fine, tesoro. Possono fare delle belle gare, raga. Giulia ride. No, a tre marce. Quando sorpasso, dai. Dai, sì. Vai via la lontana, vai qua. Vai. Fatemi passare. Bellissimo. Fatemi passare. Sta arrivando l'arrotino. Fatemi passare. Volete? Allora. Cos'è che è? Ripara ombrelli. Affilo coltelli. L'arrotino. Grande ombrelli. Quanti giri dobbiamo fare, ragazzi? Non finiamo più. No, sono due, ma puoi fare anche solo uno. Eppure il giro corto dovrebbe essere la fine adesso. Bellissima però, raga, è lenta, brutta, lenta, poco stabile, e ha solo tre marce. Ci sta, potremmo fare dei gran campionati con questa macchina, con le ruote fuori, così ci branchiamo dentro le ruote e ci incastriamo una ruota con un'altra. Ha rotto i coltelli? Madonna, ha rotto gli uomini. Io. Mamma mia, Giulia. Arrotiamo tutto. Ancora sto robo? Allora! Non ti faccio passare. Non c'è nessuno, ragazzi. In terza, quanto mi rode che c'ha tre marce, ragazzi. Ma cos'è del 60 sta macchina qui, per forza? Tre! 1, 2, 3. 3 amigo. Non va. Siamo a manetta. Però non si guida male, raga. Com'è? Non è proprio un rottame, ti dico la verità. Pensavo peggio. È un catorcino, esatto. Non è un catorcio, ma è un catorcino. Ci sta, amore. Bravo. Adesso gli compriamo una macchinina da 3 milioni alla Bragari, la facciamo correre forte, va bene? L'hai potenziata? No. Comprata e basta. Si potenza va fuori. Minchia, se potenza sto rottame, Loki mi sa che davvero c'ha ragione Carla. Andiamo a... Allora ragazzi, io ho portato un gioco... La potenza prendi volo. Siamo portato un gioco bellissimo, andate a vedere il mio canale YouTube. Tacchio, non si sente niente. Ho finito ora di vedere Fallout in Vegas. Ah, è bello, né? Sì. No, vi stavo dicendo che tra l'altro con il pass, il plus, premium e extra avete un sacco di giochi, compreso anche l'assetto corsa competizione che è incluso nel prezzo, Ghost of Tsushima, un sacco di giochi fichissimi, ragazzi. E c'era questo gioco che non avrei mai comprato a 40 euro. Di fare... Pierpaolo! Senti qua, Pierpaolino. Ascolta, ci sei mancato, Pierpaolo. Entra dentro più spesso che ci fai compagnia. Tu quale hai? Premium? Sì, premium. Premium. L'ho convertito 105 giorni a 17 euro, ragazzi. E praticamente è questo gioco di YouTube che l'ho visto e ho detto questo devo provarlo assolutamente, perché 40 euro non gliela do mai in tutta la mia vita, ma neanche forse 10, che c'è sul mio canale YouTube, ragazzi, quindi Giulia spamma solo il canale YouTube per piacere. E praticamente si fa il taglio erba con il decespugliatore e il trattorino per l'erba. Sono stato, ragazzi, un'ora a giocare, mi sono divertito un botto col trattorino. Grazie Giulia, grandissima. Grande Pierpaolo, come stai, amico mio? Allora, c'è Grande Zuvi e Vertex, Pierpaolo. Dopo, magari in settimana, se il Grande Zuvi e Pierpaolo ci avete tempo, si può fare anche un Warzone. No, devo provare. È bellissima, aspetta, ti dico come si chiama. Aspetta, Sì, mio amore. Anzi, sai cosa faccio? Ti posto addirittura qui, così vai a vedere il Love Moving Simulator.
è qualcosa. Sì, è il trattorino di Breakfast, però devi stare attento perché se solo vai un po' fuori e tagli gli alberi o le piante, ti tira via i soldi e devi pagare i danni. Ecco. Sì. Lo sto portando anche Fall Guys, Pierpaolo. Molto bello Fall Guys. Poi sto portando anche Apex Legend. Sto portando un po' di giochi nuovi per non fossilizzarmi su Formula 1 e Gran Turismo. Quindi poi in settimana cambio i giochi un po' alla volta. Ho giocato con Morris, Top Apex. Sì. Allora, ero io e Morris. È entrato perché doveva entrare un altro ragazzo, ma non è venuto, Giovanni. E, è entrato questo ragazzo qui, mi ha dato il follower, ha detto ah, posso giocare con voi. Ha giocato a livello 500, Pierpaolo, una belva, bravissimo. Certo che lui, essendo a livello 500, ci mandava dentro. Siamo andati? Ah, ok, ok. E praticamente siamo. Mi sono completamente perso e la Carla ha messo l'acqua nel posto più lontano del pianeta. Io per prendere l'acqua da là dovrei catapultarmi. Pierpaolo, bravo, bravo che me l'hai detto. Lui è livello 500, ma è bravissimo proprio, da PC poi, tra l'altro, è anche veloce perché mouse e tastiera, sinceramente, ragazzi, io credo che sei molto più veloce. Realmente è veramente bravo, solo che purtroppo lui trovava le partite con i livelli 500, 400, 300, io e Morris eravamo bassissimi, quindi sinceramente non abbiamo vinta neanche una, però arrivare proprio quasi a vincerle sì, è stato divertente sinceramente, sì. Ciao Pocchia, grande Pocchia. Vabbè, abbiamo comprato anche questa macchinina. Adesso io con 5 milioni, ragazzi, volevo andare a comprare quella che mi manca. Allora, dovrebbe mancarmi poche cose dovrebbero mancarmi. Bella ragazzi, ci becchiamo dopo. Ciao Zubi, grande, grande Zubi, grande Zubi. Ti saluta Dina Lampa. Ah, ciao Lampa, stammi bene. Ciao, ciao Zubi, grandissimo. Grazie che sei passato, amico mio. Ciao, ciao, ciao. Dai, poi ci sentiamo in settimana per fare qualcosa insieme. Ciao Andrea! Grande Andrea, grande Zubi. Ciao Zubi, ciao, ciao, ciao amico. Ciao, ciao, ciao Zubi. Allora, diciamo che mi manca questa. Guarda Andrea cosa compro, Compriamo Autost stasera. Ho comprato anche la Formula Toyota. Io avevo quell'altra. Abbiamo comprato la Toyota. Un million pound. Però non ci frega nulla. E andiamo a prendere un po' quello che manca. Ha detto Marco di fare una partita a Fall Guys. Sì. Dai, la facciamo in settimana. No problema. Marco, quando porti Fall Guys ci giochiamo insieme. Assolutamente sì. Vedi ragazzi, quando facciamo Fall Guys ci troviamo una sera e giochiamo perché vogliono giocare tutti, quindi poi ci facciamo delle belle giocate e facciamo tipo rotazione, dai, così siamo in tanti e ci divertiamo di brutto. Bella lì, mi piace sta cosa. Sicuramente in settimana lo facciamo, raga. Bella Andrea, mitico, mi sei mancato. Oh. Vuoi dire che le ho comprate tutte? Raga? Ciao Dario La... Paolo, mi stai fregando! Allora, lampadario. Tutte le volte mi freghi però, Pierpaolo, Marco Dran, quando volete ci sono. Ok, dai. Ok, Zubi, ci mettiamo d'accordo, Tanto noi ci mettiamo d'accordo sempre, ci vediamo in live, comunque... Per mettersi d'accordo non è che ci vuole tantissimo, ci becchiamo, Dai. Ciao, 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 ciao mitico. 2 millions, E questa cosa cambia? Allora, ragazzi, mi manca la Mazda. La Mazda diva
lavandino. Ciao Zumi, ciao Loki, grande Loki, lavandino mi piace, lavandino. Ciao ragazzi, come state? Benvenuti Marco Drums, corriamo un po', parliamo di auto. Allora ragazzi, me ne mancano 3 da comprare e penso 5 o 6 in totale nelle auto quelle storiche. Tra l'altro la 500 Abarth l'ho comprata, eh. Oh, se, allora, una scelta difficile, di colore. Cosa dite ragazzi? Rosso o bianco? Lo specchietto? Numero 7 o numero 8? Dai raga, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 2, 7, al terzo 7 o rosso, compriamo 7, vai. No, ma Giulia, io l'hai fatto 2 volte. Grande Giulia, mi freghi sempre Giulia. Ok, Loki 7, ok, allora ci sto, tanto l'avevo già comprato. Ok, la vogliamo provare assolutamente perché è quella nuova. E poi abbiamo detto che mancano solo 2 Mazda, però io ho 1.400.000, eh. Allora, prima di tutto facciamo una bella cosa, perché sennò ci attacchiamo. Voglio provarlo a livello difficile. Andiamo a vedere che cosa manca. Vabbè, la zavorrina e il limitatore lo compro tutti. Ciao amici, compriamo macchine, eh. Cacchio, le gomme però poteva anche darmele, eh? E compriamo il turbo? Compriamo il turbo, è certo che compriamo un turbo. Ok, abbiamo comprato tutti amici, eh? Tutto abbiamo comprato, tutto quello che ci serve. Il NOS 100.000, grande grande Giulia, grazie mille, grazie mille. Il NOS 100.000. Allora, con queste in teoria dovremmo prendere anche delle gomme da bagnato, perché se andiamo a correre all'alemana e si mette a piovere, ragazzi, non ce l'ho dietro. Però vabbè, allora andiamo a comprare la macchina e poi proviamo questa GR010 ibrida del 2021, la proviamo subito in corsa. Allora, dopo questa qui mi manca solo una Mazda, eh. Allora, adesso io non andrei a comprare questa che è praticamente uguale a questa. Andiamo a comprare la VGT rossa. Ragazzi, che colore scegliamo? Rossa. Ok, compriamola. Adesso mi mancano soltanto le automobili, quelle... Ah no, un'altra Mazda che è uguale a quell'altra, da 1.000.000, quindi vabbè, penso che non ci metteremo tantissimo a comprarla. E poi devo solo farmare e giocare per fare i soldi per comprare le macchine leggendarie. Il resto delle macchine, ragazzi, le ho comprate tutte. Tutte, tutte, tutte. Adesso mi manca questa Mercedes da 13 milioni, però 13 milioni devo farmare un po', o comunque devo giocare un bel po', quindi ci vorrà un po'. Ho detto un po' di po'. Volevo farvi vedere soltanto le auto nell'inventario, un secondino solo, per... No, è qua. Ok, volevo... Allora, mi mancano della Corea 1, 2, 3, 4. Quindi praticamente queste devono uscire, 37 francesi ce le abbiamo tutte, 2 tedesche, che una è quella lì che ce l'ha, tra l'altro. Io invece vorrei l'hamburgerino. E andiamo a correre l'hamburgerino. Sì, dai, facciamo Nürburgring, dai, facciamo. Ah, mi manca una giapponese, che è questa qui, che è quella là che devo comprare. Quindi le giapponesi poi ce le ho tutte. Un'italiana, che è l'Alfa Romeo, che è uscita fuori l'altra volta. Una Regno Unito, che sarà la McLaren. Stati Uniti le abbiamo tutte. E Vigio le abbiamo tutte. Quindi ragazzi, quante ne mancano? Scusate, fammi vedere. Una, 2, 3,
amico mio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 macchine, ma una praticamente la recupero quasi subito, perché basta che faccio 700.000 crediti. Una volta vengo a correre dietro a casa tua, Andrea, e, e la prendo. Quindi mi mancano 8 macchine, devo farmare, però sono tutte macchine credo da 20 milioni, raga. Quindi non è così semplice come si pensa. Allora, io la farei a difficile, ok? Proviamo con questa. Grazie Monster Emanuel. Tra l'altro che ti va di giocare insieme? Assolutamente sì. Non c'è neanche Shard, non c'è nessuno. Facciamo, Andrea, ti va di giocare insieme? Arca loca, raga, aspetta che vi devo... Madonna, ma sono loro! Ma sono i bot, ragazzi, mio Dio, ma perché i bot devono essere... Oggi c'ho un problema con i bot. Oh, ragazzi, assetto corsa è una cosa incredibile, eh? Facciamo un'altra volta, amico mio! Porca. Allora, sta macchina è tosta, raga, eh? Sì. Dai. Credevo che era più maneggevole. Vabbè, guarda che roba. Mi devo concentrare, raga, scusate, se non vi leggo. Nürburgring è come oggi assetto corso. Sì, io dove ti passo adesso? L'ho passato sull'erba! E insomma... Sì, sì, ma... A quale prezzo? Ah, dici che forse è meglio se andavo a correre alla Le Mans? Dai. Sì. Ma vai a vederti il link che ti ho messo, è troppo bello il gioco del trattore, Loki. Infatti, credo proprio che... È un po'... Guarda che roba. Grande! Grande Giuli! Cazzarola! Ma che roba! Aspetta però. Facciamo una prova. Perché sinceramente... Mi sembra di aver preso un cadavere. Cat sitter! Oh, cat sitter! Ci sta! Ci sta, ci sta! The cat sitters! The cat sitters. Non mi ci mettere che arriva la pioggia, eh. La sartena rompe le scatole. Allora, se ha vinto la Le Mans, vuol dire che devo vincerla anch'io, giusto? È categorica la cosa. Giusto? Lord.
Insegalord, volevo che c'eri oggi pomeriggio per vedere Assetto Corsa, è tanta roba Assetto Corsa, tanta roba, mamma, che ogni sbaglio che fai è penalità, tocchi dentro uno ti dà la penalità, vai un pelino fuori dal tracciato e penalità, è una cosa incredibile. Oh! Non mi ricordavo più che qui c'era la curva, scusate raga. Vabbè, ci sta. La Gazzo, raga, è tanta roba. Io seguo anche il loro sito, anche loro su Facebook. Lord, è tanta roba, con intesa che bisogna proprio stare attenti a tutto, Sì, grande Giuli, guardala così, vedrai che roba, incredibile. Se, ero sempre ultimo, tranne la prima Monza, che me la sono giocata bene, una cosa incredibile, ogni gara scivola. Sì. Sono tutte le GT3 e poco altro, sinceramente. Allora, la GT4, se compri DLC. Però è stato scelto dalla federazione, dalla FIA, come gioco e-sport, quindi la mitica Kunos Simulazioni italiana. È italiana la ditta di Assetto Corsa Competizione. Tanto di cappello, perché la versione vecchia faceva veramente schifo. La versione, questa qua nuova per PS5 e PC, è veramente tanta roba, anche a livello grafico. L'unica cosa è il replay che fa un po' ancora schifino, ma a livello grafico macchine. Prendo Assetto o Formula 1? Allora, Assetto Corsa Competizione, amico mio, se c'hai il PlayStation Plus Extra o Premium ce l'hai gratis. Se stavi scherzando, allora ti dico Formula 1. Però puoi anche giocarci. A parte che se hai detto così, penso che ce l'hai già. Porca l'amica. Vabbè, mi hai dato un colpetto, Uè, Luigi! Guarda qui che uscita di strada con testa coda! Incredibile, Luigi! Facciamo anche il botto, dai! Guarda come faccio il giro in girello. Mamma mia, ragazzi! Oggi non ci siamo, Luigi! Sì, tutta in sesta! Guarda come l'ho fatta in primus! Grande Luigi! A momenti per pettinarmi faccio saltare in aria il motore. Allora, io preferisco io sto giocando a Carsha e sto barando. Grande. Allora ragazzi, il Formula 1 dovrei scaricarlo oggi, non mi è ancora partito in download, ma vado a vedere adesso prima di andare a letto. E lo portiamo in Day One Edition al 28, quindi io vi aspetto tutti al 28, martedì credo che sia il 28, e giochiamo insieme al Formula 1 2022, raga. Guarda come guida Drums Luigi, guarda. Oh, ti ho fatto paura, Sì, però chi lo preordina sullo store lo può giocare già dal 28. Ok, grazie Giulia. Non ha mai saltato nessuna macchina facendo così, raga. Stasera ha saltato, va bene. Prendiamo atto che questa Toyota salta, va bene. Gazzo Racing, raga. Oh, terremoto. Sì. Allora, se lo preordini sì, se non l'hai preordinato la data di uscita è il primo.
Grandissimo. Sì, se non l'hai preordinato il primo. Vabbè, che te frega, il 28 vieni qui, no? Il 28, 29, 30, quello che è. Quanti giorni ha sto mese, raga? Attenzione molto alla luce. Grande Manuel. E noi tutti sempre di nuovo. Sì, ok. Marco, ma preordinandolo tolgono i sonti direttamente. Yes, assolutamente sì. Li prendono subito. Io quando preordino il gioco a febbraio, che esce a settembre, i soldi però mi riscalano adesso, il giorno in cui preordini. È per quello che loro fanno i preordini mesi prima, perché comunque iniziano già a intascare soldi prima ancora di farlo uscire, magari durante ancora il processo di finale, no? Di stampa o di messa a punto. Porca! Il gioco completo. Se compri la base penso 79, se compri quella più figa 119 e lo paghi subito tutto, non puoi dare un acconto. Io sto parlando di oh, raga, madonna, la parte finale. Io sto parlando di PlayStation Store, eh. Se vai al GameStop, se vai al GameStop puoi prenderlo con 30 euro, poi quando vai a ritirarlo paghi la differenza o Amazon paghi il prezzo intero subito. Eh sì. Può essere, eh? Vuoi passare? Sì. Vieni mio amore. Perché se no mi ammazzo qua. Già mi metto in giro. Allora, ho comprato questa macchina. 3 minions. È ingestibile, amore. Non riesco io, quindi... A parte che magari tu riesci ad andare più forte di me, eh. Ok, 30, grazie. Quindi 28, 29, 30. Ok. Mo non c'ho voglia di vedere quanti mesi chiedo, o c'è il telefonino. C'era anche una canzone, no? No, allora. Io conto con le nocche della ed è giusto, eh? Allora, a maggio, giugno, luglio sono 31 e poi gli altri sono 12, 29, ce n'è solo uno. Com'era la canzoncina? Non lo so. Sono straniera, non lo so. C'era una canzoncina, ragazzi, per i mesi, vero? O sbaglio? La sapevo io una volta. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri sono 31. Non è vero, ma tutti gli altri non sono 31. Eh no, ma è la canzoncina. Ma è la canzoncina sbagliata. C'era, grande Andrea. No, ragazzi, adesso deve saltare fuori sta canzoncina. Com'è che era la canzoncina? Giulia, scrivi la canzone. Con gennaio, aprile e novembre. E cosa? Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri sono 31. Com'è che era? Eh sì, che era così di cazzo. È che è sbagliato quello che sto dicendo all'inizio. Magari qualche ragazzo che se la ricorda la scrive, aspetta. Io ho imparato con le notte non mi imparo. Tu hai imparato a dare i pugni, cazzo, no? Le notte. Il 28 ce n'è uno e tutti gli altri la pigliano. Ecco che è arrivato l'oro. Grandi la sai, Giulia? Cosa sono i mesi addirittura, arriva quell'altro. Minchia, raga. Minchia, Lucky poi tanti. Nostre live sono di cultura, porca. Che trovato. Sono i mesi, è bellissimo. Live culturose, acculturate, direi. Non si sanno neanche i mesi e un altro non sa neanche che cosa sono i mesi. Incredibile, ragazzi. Tutto su Marco Drums Games Channel, eh. Accorrete. Numerosi. Perché qua non frena sto cesso? Cacchio. Ma no, ma dai! Hai fatto l'esame? È tutto completo? A posto? Sei passato? E allora? Non si sa. Ah, non si sa ancora. E beh, dovrà essere.
copiavo le elementari. Grande Loki. È per quello si vede che non sai che cosa sono i mesi. Scherzo, amico. Che caldo. Non è amore, si fissa verso di te, però poi dopo da me non arriva. Faccelo così. Ma si fissa in me, va bene. Tutte a sesta queste qua, eh? Ma tutte da sesta non ce la fa sta macchina. Devi drittare qua, come fai i locchi. Tu dritti, appena appena. Non puoi driftare con sto cesso. Ma perché sta macchina è impastata, è piantata giù nel terreno, sembra che ci sono i chiodi dentro le gomme. Oh, incredibile. Che figlio di Androchia avete visto, raga? No, dai, figlio di Androchia si può dire. Avete visto il terzo? Porca loca. Vabbè, insomma, questa macchina non mi piace tanto, preferisco la Porsche. Anche se ha vinto un sacco, eh sì, saranno settimana prossima i risultati. Vabbè, però tu sai se sapevi le cose o no. Meno male saprai già se ti ha incarnato. Ok. Ciao amici di Twitch. Mi sa proprio il 28, ragazzi. Aiuto. Oh, 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 oh. Allora, se sei promosso vieni live, festeggiamo con una trombetta di Carla. Se sei cannato vieni live e festeggiamo con la trombetta di Carla. Deve far suonare la trombetta la Carla. Deve far suonare la trombetta la Carla. Ok, allora così è più bello. Ciao ragazzi, corre Carla con la Suzuki, almeno non dice cazzate, dai. Con questa? Te la voglio fare provare. Questa tiene di brutto. Sì. Dove? No, l'ha messo Sharderino. Wow, Kitsune! Grande Kim! Infatti, fammi vedere, cioè, risparmiamo un botto. Oh, Raves! Vi saluta Raves. Ok. Sapendo chi son, chi è Raves, lo saluto anch'io. Raves. Ciao, Kit. Sì, ha messo il drago. Ha messo il drago. È bellissimo quel drago lì. Ah, hai finito la live, non sapevo che eri live, se no venivo dentro a salutarti. Grande, grande, ho finito da poco la live. Grande Kit, grande Kit. Allora, dobbiamo fare Fall Guys in settimana, Kim, alle 9, eh? Se vuoi ci ribecchiamo e ci mettiamo d'accordo, così facciamo Fall Guys insieme, ok Kit? Mitica Kimberly. Guardate che bella, sì, vedi che ha messo il drago, bellissimo il drago. Allora, con aprile, giugno e settembre di 28 ce n'è uno, no, con aprile, luglio e settembre 30 giorni a novembre, e con il 28 ce n'è uno, tutti gli altri sono 31, non lo so, non me lo ricordo. C'era un qualcosa col 30 però prima, Giulia, mi sa che la sai un po' a metà anche a te questa canzone. Vabbè, andiamo, corriamo? Sì, sì. Allora, uè, Raves, grande, grande amico mio, come stai, come stai? Come stai, bello? Mitico, 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 mitico. Allora, facciamo lo scambio. Oh, mio amore. Oh, sì. Si scherza? No, oh. Fortissimo, queste cose incredibili. Tutto bene, Raves? Noi tutto bene, tutto bene. Raves, tu sei iscritto al canale, vero? Grandissimo. Sì, sì, penso proprio di sì. Allora, mia moglie mi spacca sempre il ginocchio. Vedi com'è fissato adesso? Che cosa hai detto? Allora, ho detto, Kit, che in settimana facciamo Fall Guys. Fate le cose. Ah, che coffa. Metti il coriandolo. Quale coriandolo? La pista? La pista. Io ti direi di fare una che sai, che mi dici se la macchina ti piace o no. Quindi facciamo trial. Sta correndo Carla, eh? Sì, volentieri. Non domani, che è una live con un amico su Fall Guys. Va bene, va bene, va bene. Allora facciamo tipo mercoledì o giovedì, Kit, eh? Non no.
andata, bella lì, bella lì. Tanto noi ci sentiamo su Discord o su quell'altro che non mi ricordo, quello di che ci sentiamo noi due di solito, come cacchio si chiama, quello di Meta lì, vabbè dai, quello lì lo sai, Messenger. Grande Kit, però sono arrivato a dirlo un secondo prima che scrivevi, eh. Oh amore, frena baby, frena. Non ha il disco sulla PS5. Ma chi? Allora. Sì, ma madonna Marco! Mo devi andare piano, non è una macchina diversa. Purtroppo Marcolino possiamo fare. Purtroppo non possiamo. Ah, non possiamo fare perché non ha trovato il disco. E vabbè. Ciao, sono il bot di Motello di Twitch. Volevo avvisarti che il tuo canale sarà bannato entro un anno per il contenuto di sfondo ASMR e rock. Cosa mi ha morto? Questa non è la solita macchina che conosci, devi. Però è bella stabile, se ci dai dentro un pelino. No, no, anche nelle. Grande Giulio. Perché devi frenare. Quella lì è la Gazzo Racing, eh. È la Supra, la Toyotina della Gazzo. Prima o poi cadrà per mancanza di benzina o di Avion, come chiamano il combustibile. Frena, non è 50, eh. Qua devi andare un po' più tranquilla. Vai, accelera. Tutta, grande. Dai che do una mano a Carla a fare un po' la pista. Me sta a venire fame. Amica mia, non dirlo a me, io ho fatto la grigliata stasera, eh. Ho fatto delle costine, Giulia, che mamma mia, me le rimangerei ancora. Frena. 150 qui, non è la Supra, la NSX. Ma dai, la conosci. Molla un po'. Vabbè, non devi anche girare, baby. Sì, ho capito, è la macchinina, è diversa. È diversa, mio amore. Dai, vuoi con la solita? Con la NSX? Mamma mia, davvero, infatti mi sa che vado a mangiare. Che cacchio, Giulia, hai visto? Per colpa tua mi fai andare via Kit dalla live. Grande, Giulia, grazie, eh. È proprio un bel suono, sì. Vero, Andrea? Anche. Guarda che bel cofano. Che bel cofano. La brace è buona. Allora amica, io so fare una brace da legna impressionante. E il problema è che ultimamente mi sono un po' rotto. E allora ho comprato una griglia del mitico, non si può fare pubblicità, ma è quello cattivo, quello lì, una griglia elettrica che è una bomba. È una bomba che ha il piano di vetro e la faccio da lì e vengono fuori uno spettacolo. Non c'è André. Scappo, torno e torno Marco Mitico. Ok, io ti aspetto, alle 11 andiamo via. Almeno per un ciao ragazzi, ci dici cosa hai mangiato. Niente, ma che se ne frega. No, non viene. Ma chi se ne frega? Non lo so. Ecco, non posso farci per Carla se viene la gente o no, ci avrà da fare domenica sera. Allora. Non lo so, amore mio, sto parlando di una cosa con chi? Ah, anguria, mangia anguria. E che è anguria? Anguria è acqua. Kit, mangia qualcosa di pollo, carne, formaggio, l'anguria. Cosa vuol dire anguria mangio? Stai solo bagnando il palato con acqua, anche se è buono l'anguria, eh? Cosa vuoi, amore? Il mattino con la mortadella. Ottimo, Giulia. Cosa vuoi? Voglio un buon tempo con la scudo. Lo so, ma è tanta roba, eh. Non lo so. Ti piace sta macchina? Vuoi provare su un'altra pista? No, sta macchina non mi piace. Ok. Ciao ragazzi, amici e amiche di Twitch. Tu usi sempre due macchine, non so quello lì. Non uso le mie.
Vai, NSYNC. Bellissima, questa è di Bragali TV, ragazzi, eh? E ragazze. Non portate il cibo che... è tutto quello che mangio alle 8:30. Per farla così? Un po' scura. Ma che cos'è? Solita, bravo. Mo. Fai una che sai. Ah, questa, e poi c'è anche il burger. E fai il burger. Guarda che bella la livrea che ha fatto Sciarderino. Però devo chiedergli se il drago può mettermi in Marco Drums Games. Quello che ha usato lui, su che ha trovato qua, su Gran Turismo. Perché non l'ha fatto lui, ha trovato un adesivo del drago. Questa è la tua macchina, e la dovresti conoscere, ma attenzione, anticipa qui. Ok. E là. Frena. Grande Giulì! Vai Giulì, c'è la mia macchina! Sento, frena. Grande. Sì, questa Honda NSX, ragazzi, Carlo la conosce bene, infatti va forte, eh. Adesso presta attenzione all'altra. Molla. Palla. Non è che devi fare così tanto a destra prima. Dai. Sei cosa lì, no? Ma lui becco. Sei cosa lì? Perché freno prima? Ma perché freni? Devi solo mollare. No, vabbè, frena. No, lì basta mollare l'acceleratore, però tu frena un pelino. Ciao ragazzi, amici e amiche di Twitch, come state? Ciao XX, grazie per il follower, amico mio, grandissimo. Ragazzi, salutiamo XX. Sta correndo Carla, mia moglie XX. Ti ho seguito anch'io, grandissimo, grazie del follower. Prima il mio smorz. Vai, accelera, gas. Ciao, XX, grande, come stai? Tutto bene? Benvenuto nella nostra famiglia di Twitch, di Gran Turismo Formula 1. Tra l'altro, XX, sei entrato adesso, porterò Formula 1 il giorno 28, martedì. In Day One Edition, quindi Formula 1 2022, se ti piace, in live il 28, martedì questo, grandissimo. E la Giulia, la moderatrice più brava del mondo, la mia amica, ti sta, grande, ti sta spammando tutti i social, che faccio anche un sacco di video su YouTube, se ti può piacere l'idea anche di farming su Gran Turismo, su Farming Simulator, e tanti, e un 1600 video, ecco. Oh, grandissimo XX, grande, così ti voglio, bello, grandissimo. Bello carico. Parola, troppo. Perché? Chiudo l'angolo, troppo. Un po' meno. Gira meno, raga, diteglielo. E gira meno sta curva, no? Perché non ci vedi? È notte. È notte. Oh, mio amor, perché acceleri? Vedi che sta andando di là, perché tieni il gas? Vedi che stai andando fuori, molla gas. Nudo con le mollette. Esagera adesso, Lord, sei arrapato stasera. Vado anch'io, buona. Oh, ciao Raves, grazie di tutto, grazie che sei stato dentro con noi. Poi dopo magari faremo qualche livettina insieme, io, te e la mitica Kimberly, eh? Ok? Grandissimo. Ciao Raves, buona serata. Oh Raves, se per caso sei in giro martedì 28, che ti... quando parlo, puoi fermarti un attimo da dire le cose, se no mi interrompi e non capisco. Quando, se ci sei martedì 28, vieni che porto in The Wine Edition il Formula 1 2022, lo vediamo insieme proprio, ok? Grande, ciao.
Allora, Anderson, contattaci. Pubblicità. Ecco, stavo. Allora, se ci sei martedì, che non hai niente da fare, o comunque se vuoi passare, porto in Day One Edition il 28 di sto mese, quindi martedì, il Formula 1 2022. Così, se, quello qui in basso a sinistra dove si scrivono i messaggi c'è un logo, ma è il tuo? Sì, assolutamente sì. Fagli vedere Giulia Loghi. Allora, volevi fare? Tokyo? Sicura? Passerò sicuro, grande Raves, grandissimo, grande amico mio. Allora, questa. Sì. Allora, questa non l'ha mai fatto Carla, no, l'ha fatta un paio di volte sul farming, ma non l'ha mai fatto effettivamente, ha visto me. Ciao amici e amiche, allora Giulia non sta spammando, sono questi qui. A parte che c'è Bevi con i Miticoin, il pettine verde, amico mio. Sono i Miticoin, esatto, bravissima Giulia. E si può anche scrivere i GG, questo qui. Puoi fare a cala e il suo logo, eh? Beh, ci sono dei punti dove ma perché hai fatto il giro Olli? Oh. C'è il logo, c'è questo qui e c'è anche questo che è molto simpatico, a parte GG e tante altre cose. Tu li spendi e Marco prende 100 sì, dal tuo conto corrente. Fai così che poi non ci conoscono Lord e scappano, eh? Vai, bravo, insisti. magari. Sai quanti soldi ti prendevo dal conto, Lord? Qui è abbastanza, la capisci perché c'è tutta col guardrail, no? Riesci a capire più o meno, mo? Sì, qua. No, non tantissimo, è veloce, come pista. Perché ha le curve belle lunghe e rotonde, puoi anche solo decelerare, tranne quella lì che hai visto. Sì. Brava, questi sono quelli proprio nostri. Che la fonte della mia povertà mensile sei proprio tu. Potrebbe anche essere, amico mio, potrebbe anche essere. Infatti la barca che ho ordinato settimana scorsa dovrebbe esatto, chattando con noi, scrivendo nella chat, essendo presente, ti dà un sacco di Miticoin che poi puoi usare per farmi fare le cose tipo bere, tipo vedi Loki ha fatto pettine verde, ma il pettine verde Loki non ce l'ho. Ecco, Xnap ho fatto bevi, eccolo qua. I baci di Marco, i baci di Carla, gli annunci, annunci importanti. Esatto, mi obbligano a venire in tutte le live. Andrea, gli hanno regalato una sub, adesso deve venire per forza tutti i giorni a scrivere, mi hanno imprigionato. Grande, è vero, funziona così. Dopo faccio un pettine verde, ragazzi, non ci arrivo, eh. Come l'ultima? Ciao amore. Come l'ultima, mio amore? Ti tieni ancora tutto, è bellissima questa vita. Ti piace? Che dire al povero Sharder? Il povero Sharder, amico XX, è il nostro livreatore che fa tutte le livree fighissime e sarà anche mio partner in Formula 1 2022 che faremo la campagna insieme. E comunque, oh, grazie XX, siete una bellissima coppia. grazie amico mio. Oh! Mi stai prendendo la strada? No, è andata in box. È nel box qua? Io spero, perché che strada è questa qua? È quella che dovevo prendere. No, i box. Carla è andata in box, va bene, bravissimo, hai sbagliato. No. C'è il box.
e sei andato alla fine, sei arrivata seconda. Incredibile, l'ha passato il primo in box, ragazzi. Vedi le livree XX, è proprio, sono fatte da Sharder, sono nostre. Abbiamo anche una corsa. Mi metti un Nürburgring? Dai, Nürburgringino, poi vai. Marco, una bella canzone che fa 30 di conta, novembre. Allora, 30 di conta, novembre con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri sono 31. Ecco, questa la conoscevo anch'io. Brava Giulia, brava. Allora, io conosco la conta con le nocchie e funziona così. Quelle in alto sono 31, quelle giù sono 30 o 28. Quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 31, settembre, ottobre, novembre, dicembre 31. Grande! Non, guarda, è non si sbaglia. Che nessuno non si sbaglia. è vero Giulia, è vero, ci sta, è un bel pensare. Ti rendi conto, poi a scuola, nell'elementare, quando ti chiedevano 30 o 31, tu sei lì, già, hanno un attimo azzeccato. Dovevi ricordare anche la canzoncina. È vero, hai ragione, mio amore. Troppo. Vai. Vai. Dai che adesso, la canzone questa fa è... Welcome, ladies and gentlemen, from Brazil, Bragali TV. Scusa per le livree. Intenti imbattibili, Vertex, Andrea. Esatto, esatto. Vertex e Andrea sono i più bravi del gruppo che fanno tempi assurdi. Il mitico maestro Loki è il nostro, fa parte anche lui del nostro gruppo. E lei è Bragali TV. E lui è maestro di Drift, Loki. Dopo ci arrivano tanti tanti. Amica mia, che bella canzone. No. Vabbè, cantiamo ogni tanto le canzoncine XX. Oppure facciamo le canzoncine dei cartoni animati e voi dovete. Loki Toretto. Esatto, Andrea. Loki è Toretto, bravo, bravo. Dopo c'è il grandissimo Kevin che anche lui viene dentro e spacca di brutto, infatti l'altra volta ha spaccato tutto nell'online, Andrea, vabbè, vabbè, grazie Andrea Walker, Skywalker, Andrea Walker, Andrea Walker è bello però, mi piace, no, è un po' alla mo' di bere, di whisky, però ci sta, è un po' whisky e whisky Star Wars. Attenta qui. Allora, normalmente... Due volte. Vuoi rifare? Sì, dai. Rifamo. Ma perché mi fai l'inizio già nella curva? Perché quando parti dalla cosa qui. È sempre così. Non mi ricordo più, ma... Non ti ricordi... Drums Leclerc, bravo! Allora, in Formula 1 c'è Drums Leclerc. Che io non prendo in giro Leclerc, ragazzi. Ciao XX, buonanotte, buonanotte amico. Oh, ciao XX, ti aspetto tutte le sere alle 21 e sabato e domenica anche la live del pomeriggio delle 15, ok? Quindi quando vuoi passare sei il benvenuto grandissimo. Ciao 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 XX, buonanotte, buonanotte. Anche noi facciamo un quarto d'ora, poi stacchiamo alle 11, eh? Grande XX, grazie per i follower, grazie della tua compagnia. Ciao amico. Sharder, amico mio, come mai sei arrivato adesso? Sharderino. Carla voleva giocare con te, ma è troppo tardi adesso, amicos. Sharder Designer, con due R. Designer. Sharderino, cos'è successo? Cos'è successo? Condesta e la testa. E la testa. Ci sta. Ha scritto e la testa, così, così, di getto proprio. Bravo, bravo Sharder, mi piace questa tua comportamentazione, eh? Mi piace questa tua comportamentazione. Frenami, amor, frenami, amor. Non lo vedevi che c'è una curva, amor? Dai, 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 dai che sei quinta.
Sesta. A me dispiace. Mi dissocio. Come dice il buon Pierpaolo. Ui, li sta slivreando tutti, eh. Amo. Dai, cacchio. Stavi facendo bene. Dai. Vai un po' più pianino. Frena. No, mio amore. Frena, se no la rifai uguale, eh. Frena. Vai. Ciao Lord. Ah no, Sharder. Ciao Sharder. Che fine hai fatto stasera, amico mio? Sei andato a mangiare fuori, di la verità, eh. Ti devo chiedere un piacere, Sharder. Se puoi fare. Azzo, mal di testa. Allora niente. Vabbè, per un altro giorno allora, amico mio. Sì. Sharder, ti difendo io. Frena, amore, frena. Frena, mio amore. raga, frena, cacchio. Stai zitto e frena. È solo contattato dal team Gazzo. Solo che non voleva dirtelo. Ah, cacchio. Vabbè, se è contattato dal team Gazzo, puoi anche dirmelo, che sono felice. Ti faccio anche la pubblicità e poi tu mi farai la pubblicità quando entri nel team Gazzo. che Gazzo. raga, che Gazzo. Frena. Frena però, e gira, e frena, e gira, e accelera, frena. Bravo, bravissimo. Ciao amore, vieni. Sto sudando, come non so che cosa, guarda lì tutti. Qui. Qui. Sono tutti qua, eh. Ciao Sharderino, ciao amico mio, buonanotte, dai, stammi bene, ci sentiamo domani, domani sera, ore 21, solito, riprenditi un bel moment hacked, anche se non si dovrebbe fare pubblicità, o quei cosi lì che ti fanno passare un po' il mal di testa, o ti fai una bella dormita, anch'io sono stanco ragazzi, ciao Sharder, ciao amico mio. Tra l'altro ragazzi, finisce Carla, ci guardiamo il replay e mi sa che stacchiamo un po' tutti, eh? Eh no, vediamo il replay, 7 minuti di replay. Esatto, brava Giuli. Posta lì magnà, roba da magnà. Che cosa? Terzo già, sei a punti. Però è la parte un po' lenta qua, eh. Ragazzoli invece io vado, belli. Ciao Lord, anche noi adesso facciamo questa e andiamo tutti. Grazie di essere passato a farci due belle risate insieme, amico mio, buonanotte e ci vediamo domani sera alle 21, dai. Poi domani sera vediamo se riusciamo a portare qualche gioco nuovo, vediamo un attimo, eh. Ciao amico mio, ciao Sharder. Ciao Lord. Sharder ha fatto la manina, quindi ho salutato Sharder e poi Lord. Ciao Lord, ciao Loki, anche Loki vai, no, Loki non va. Comunque Carla quando si impegna va forte, raga. Hai sentito che probabilmente uscirà un nuovo Armored Core? No, in realtà non l'ho sentito, me lo fai presente tu adesso. Bene. Bene, Armored Core è un gioco di robottoni, se non ricordo male. Ci sta Andrea, ci sta un bel Armored Core. Allora, io so solo Andrea che sono
l'uomo più felice del pianeta, perché sta uscendo a settembre un gioco incredibile che si chiama Construction Simulator, dove in quattro si può costruire ponti, asfaltare, scavare e costruire palazzi tutti insieme, gettare cemento e robe del genere. Vado che mi sto addormentando davanti al volante. Ciao Loki, ciao amico mio, grandissimo, ciao ciao ciao, buonanotte, buonanotte. Anche noi abbiamo finito, vediamo il replay e ci salutiamo tutti ragazzi, perché alla domenica è bello passarla insieme, ma siamo un po' tutti stanchi, vedo, verso le 10:30, 10:40. Minecraft con la grafica 2022. Minecraft? Ma è Armored Core, no? Ma scusa, mi sono perso un po', grande Andrea. Ciao, ciao Loki! A domani alle 9 ti aspetto, Loki, ok? Ci vediamo domani alle 9. Ciao amico mio. Adesso Giulietta, aspettiamo 7 minuti ancora, così vediamo. No, Minecraft è un gioco di costruzioni con la grafica di Farming Simulator. Beh, sì, che costruisci ponti e palazzi si può fare anche in Minecraft, però è ancora più figo. Come la Giulia è andata? No, vediamo il replay ragazzi, andiamo tutti. È andato Lord Loki, è andato. Ciao Loki, ciao Lord, ciao Sharder, che aveva mal di testa. Noi ci guardiamo questi 7 minuti di replay e ce ne andiamo, che la palla Giulia. Guardiamo 7 minuti giusti di replay ragazzi di Bragali TV, così vediamo la sua. Eh sì, Carla ultimamente sta correndo troppo ragazzi, diteglielo anche voi, deve venire almeno le 10, finire di correre un pelino prima, un pochino meno e arrivare con noi, giusto raga? Ehi, oh, du, bo, ta ta da du, da, ta 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 ta, c'è la canzone, c'è la musica, stavo mezzo pensando di streamare pure io, grande Andrea, dai. Ci sta, perché no, dalla PlayStation 5 streami, ti fai le tue belle live quando giochi, quando siamo con noi che facciamo le partite insieme, tu fai la tua live, rimani sempre dentro i live da me, così riusciamo a chiacchierare, rispondi alla chat, diamo scherziamo, ma ti fai poi la tua live per i fatti tuoi, ci può stare, tanto guarda, tu imposti i commenti della tua live che ti vengono fuori sulla televisione, quindi tu la tua live, Andrea, poi con la sub tu praticamente sei mio, sei obbligato a entrare e quindi i tuoi follower li puoi rispondere dal televisore e poi rimani dentro nella live di qua, così rispondi a Giulia, a tutti gli altri e rimaniamo comunque, poi le sere che ecco, bravo Andrea, bravo, mi piace sta cosa, mi piace. Bravo. E vabbè, mo, tanto che non fai il Nürburgring, il Nürburgring ragazzi è tanta roba. Ed è arrivata terza facendo tutti questi errori, quindi potete capire che se si ricordava. Sì. Comunque sta macchina qua è bellissima, A parte la livrea che ha fatto Sharder, che è fantastica. Ma proprio la macchina è bella, Però guarda che la Honda NSX, ragazzi. Ho sbagliato, mi sono girato. Sì. Tata, tu quando ci correvi parlavi tutti i giorni, La pioggia. Sì, lascia stare la pioggia, tu correvi bene anche senza pioggia. No. Che palle. Mi piace con la pioggia. Ho capito. Di Ayrton Senna è bellissimo, tipo Ayrton Senna. Va bene amici, incominciamo già a salutarci qui, vi aspetto sul mio canale YouTube tipo Senna, ecco esatto Bragali, infatti stavo dicendo bravo che l'ha scritto, dai Bragali che l'ha scritto. Allora io vi aspetto sul mio canale YouTube con un sacco di video, tra l'altro Andrea c'è un video fichissimo dove taglio l'erba con il decespugliatore e con il trattorino taglia erba, proprio taglio l'erba ragazzi, È un simulatore
di Taglio Erba. Ciao Giulia, buonanotte, buonanotte. Giulia, vai a vedere sul canale YouTube il simulatore di Taglio Erba, che è veramente fighissimo. Ciao, 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 fantastico, sì, infatti. Poi vi aspetto sui social Discord, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Ciao, ciao Giulia, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte Giulia. E poi vi aspetto su Twitch, qui, tutte le sere in live. E dai che questa settimana arriviamo a 600, a 600 follower, ragazzi, dai, dai, arriviamo a 600, festeggiamo, ok mio amor? 600 festeggiamo, facciamo un cartello scritto a penna, proprio festeggiamenti alla grande, ragazzi, e accendiamo la lampadina, che qui sapete che bisogna risparmiare sulla corrente, quindi ogni tanto la spegniamo, La parte dopo, la parte finale l'è fatta benissimo, la parte finale sì. La prima hai fatto un po' di casino, ma perché non ti ricordavi? Doppio pettine, mi dai il pettine, mio amore? Ma ti fai perdere tutti i capelli? Se perdo i capelli e poi mi lascio, Andrea, ti vengo a prendere. Vengo a correre dietro casa tua e sgaso col motorino. Sgaso giorno e notte col motorino. Ok, due pettini verdi, anzi ne ho fatti 4, anche Loki l'aveva fatto, sì, no, ho fatto 5 volte così, quindi ne ho fatti 5. Zuvi ha fatto 1.37.3 con la scudo. Grande Zuvi, l'avevi detto che andavi a fare il tempo e poi tornavi dentro in live, sto staccando io, fra 2 minuti stacco, però grande, grande Zuvi, vai Andrea, grandissimo Zuvi. Allora, i più forti del canale, ragazzi, dei miei amici e di Marco Drums Games sono Andrea, Zubituzzo e Vertex, anche lui non scherza, ragazzi. Poi tutti gli altri siamo tutti bravi, però qui abbiamo abbondanza di bravura, ragazzi. Io, Zubi, hai visto anche quando eri nella live ieri o l'altro ieri, che non mi ricordo, sabato, no, ieri era forse, che è Zuvi va forte, ragazzi, Zuvi è tento il 36.9. Allora io, Zuvi, ti dico una cosa, secondo me stai su fino alla 1, alle 2, alle 3 di notte stasera per fare 1.36, lo so che lo farai, lo so che fai questo tu, lo so, e ce la farai, sono sicuro, anche prima. Però tu comunque hai detto che fai gli orari belli tardi, quindi penso che ci vai a spaccarti mica da ridere. Questo l'ho fatto al terzo giro, porca miseria. Zubi, adesso quando finisco la mia, ragazzi, sì, andate pure a vedere il grande Zubituzzo e seguitelo, vabbè, tanto siamo tutti amici e ci scambiamo i follower tutti, ragazzi. E con... Dai, allora passo da te tra poco. Bravo Andrea, perché io adesso muoio di sonno. Ci stacchiamo, ci vediamo. Oh, che bella carezzina. E quindi Zuvi, bravissimo. Sì, ragazzi, ma infatti io sono sempre qua, ragazzi. Venite voi da me, io da te. E infatti Zuvi, vedi che ogni tanto entro. Io purtroppo non mi ricordo e ho disattivato le campanelline di tutti. Non perché sono stronzo, ma perché faccio i video per metterli su TikTok, su Facebook, li faccio dal cellulare. Quindi se io lascio attive le campanelline di tutti, mi vengono fuori i messaggi e devo continuamente rifare i video, no ragazzi? Allora ho tolto le campanelline. Però quando vado dentro su Twitch, che ho un attimo di tempo, se non faccio video, non faccio live, non faccio cose, per dire oggi ho fatto 4 video su YouTube e poi 2 live, non ne avevo tutto il tempo, però vabbè, adesso muore finita, ci salutiamo e ci alziamo tutti. E praticamente, capito, Olli si mette sempre ok, vedi, anche tu hai tolto tutto, bravi. Per vedere chi c'è e chi non c'è, vengo a trovarli. Ecco qui, abbiamo finito. Carla con le 4 frecce ce l'ha fatta, terza, dai, bravissima, sei stata bravissima. E amici, ciao. Andate pure sul canale di Zuvi, che è un grande amico. Ci vediamo domani sera, ore 21. Ciao a tutti ragazzi, statemi bene. Ci vediamo domani sera, ore 21. Grazie di essere stati con noi. Buona domenica. Ciao Sol, ciao Kevin, grandissimo. Ciao Andrea. Se volete andare da Zuvi, andate pure adesso che chiudo la live, così
magari vi vedete in live il tempo che ha fatto il mitico Zuvi. Ok ragazzi, lascio 3 minuti il video andare che c'è la pubblicità e noi ci vediamo domani. Ciao a tutti ragazzi, a domani. Ciao. Ciao, ciao, ciao.